Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari e ragazzi, da oggi voglio lanciarvi una sfida. Mettiamo un po' di pepe a questa carriera, a questa stagione soprattutto di transizione secondo me, perché ancora non abbiamo la squadra per fare chissà che, dobbiamo quantomeno salvarci. Allora, vi lancio questa regola. In base ai mi piace che metteremo ragazzi, giocherò le partite. Quindi io vorrei fare sulle 5 partite a stagione, a episodio. Quindi ogni 100 mi piace ragazzi, gioco una partita nell'altro episodio. Quindi ragazzi, sotto con i like, mi raccomando, più partite volete che gioco, più mi piace dovete lasciare. Io parto da oggi praticamente col giocarne una sola su 5 e così vi faccio vedere che poi negli altri episodi dovete muovervi voi. Vorrei giocare questa col Pescara, che sarebbe quella un po' più abbordabile, quindi vediamo. Allora, partiamo col Milan da simularci, è anche in casa quindi in teoria ci sta, però il Milan sapete che è fortissimo. Vediamo cosa combiniamo, subito vantaggio Bonaventura, ma ve l'ho detto, si sa... è una sfida veramente tosta. Poi Suso che sbaglia il rigore, ci ha graziato. Ecco, Rajčević pure espulso, meglio di così. Però pareggia Zanellato in 10 ragazzi. Attenzione, questo non ce l'aspettavamo. C'ha pure Gundogan il Milan, madonna mia, mica infortunato. No, vi prego. Oh, teniamo l'1-1 ragazzi, che è ottimo contro il Milan. Devo dire veramente ottimo. Allora, facciamoci gli allenamenti. Qui ne manca uno però, forse perché è infortunato lì. Vabbè, mettiamoci, fatemi vedere un po', vorrei... Diakaté ragazzi è l'unico che ho sbagliato secondo me. Alleniamoci Capradossi, va, mettiamo nella difesa, ci mettiamo difficile. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare con questi allenamenti. Prende una APU che è vicino a 70, quindi niente male. Allora, vediamo le email. Conferenza stampa, giocatore infortunato, 2 settimane Mikai, va bene dai, non importa. Qui c'è un'offerta per Cassani, 570.000, il Benevento, no ragazzi, rifiuto perché non posso privarmi adesso di una pedina importante come Cassani, assolutamente. Quindi avanziamo e ci sta la Fiorentina ragazzi, no, la Danimarca, tutto il rispetto, non la voglio allenare, quindi ci sta la Fiorentina adesso. Ok, vabbè, qui sostituisce Mikai in pratica, gioca Berardi ragazzi dal primo minuto, numero 1, e vediamo se porta bene. La Fiorentina c'ha Kalinic, cioè si è ripreso Kalinic la Fiorentina, dal Milan se l'è ripreso, vabbè. Dumbia, Simeone, Benassi, mamma mia che giocatori clamorosi, primo tempo sullo 0-0, però non si sa mai, vediamo che riusciamo a combinare. Kozak è entrato. Kozak, vantaggio Benassi, maledizione, finisce 1-0, l'avevamo quasi tenuto questo pareggio ragazzi, quasi tenuto. Vabbè, abbiamo ancora un 91, ok, qui vediamo i giocatori, questi qui sono quelli lì della nostra primavera, squalifica scontata, Rajčević, ok, chi è che vuole giocare? Piazza, vabbè, Capradossi per il momento non puoi giocare. In campionato ragazzi siamo 15esimi, quindi siamo abbastanza coperti. Vediamo, io voglio arrivare subito al mercato di gennaio ragazzi, perché voglio assolutamente fare mercato in qualche modo, dobbiamo rinforzarci la squadra. Allora, io direi di piazzare qui Cherry, che è anche salito, e in porta, vabbè, al posto di Mikai ci mettiamo Berardi per il momento, portiamoci Ateboer. Ah, ma perché Ateboer non gioca, mannaggia, qui dobbiamo cambiare un po' la formazione, infatti mancava qualcosa. Cassani, Bani, ok, Zanellato va più che bene, Busellato, ci sta anche Ivan da sfruttare, però per il momento va bene così, dai, abbiamo strappato un pareggio col Milan, tutto d'un fiato ragazzi questo episodio. Ora ci sta la Lazio in casa, non dico che voglio vincere, però quantomeno non voglio perdere, quindi vediamo. Però vabbè, la Lazio c'ha uno squadrone ragazzi, anche Tunkara Carroll in attacco con Immobile in panchina, ma vabbè. Pagherete Immobile in panchina, ve lo dice Mister Ricky, occhio. Subito Cassani, no, pareggia Carroll, manco la gioia di andare in vantaggio, maledizione. È entrato Petriccione, che faccia Petriccione il gol. Piazza, ti adoro, vai Piazza. E vinciamo 2-1 ragazzi, 3 punti importantissimi. Peccato che c'è
un infortunio, però ora ce l'andiamo a vedere. Vediamo. Qui come siamo messi con Capradossi, Agi. Ok, va bene. Allora, avanti. Poi, giocatore infortunato Cassani, 7 giorni. Va bene, non è un grosso problema. Vediamo, avanziamo. Arriva il Torino, ragazzi. E poi dopo mi sa che ci sarà il Pescara, se non sbaglio, oppure no. Poi vediamo, va bene. Allora, qui giocatori impegnati con le nazionali. Vuole andare via Masi. Ma quanto siamo? Ah, 10 novembre, quindi non male. In casa del Torino, ragazzi, è difficilissimo. Cioè, non penso che perderemo qui. Però, non si sa mai. Vediamo come va a finire. Allora, subito Mascarell ammonito al 19esimo. Dai. Ljajic, vantaggio. Ljajic, Belotti lì davanti fanno paura, però. Noi siamo il Bari e non molliamo mai. Entra Ivan nel posto di Lombardi, ci sta come cambio del mio secondo. Boye, Henderson. Dai ragazzi, pareggiamo alla fine. 2-0, maledizione. Vabbè, ci può stare. In casa del Torino non pretendevo di andare a vincere. Facciamo gli allenamenti che sono fondamentali per noi per rinforzare in un certo senso la rosa perché dobbiamo farli salire. Agi diventa un 69. Quindi anche lui vicino a 70. L'anno prossimo con tutti i giocatori sul 70, bene o male. Possiamo fare sicuramente un altro tipo di campionato. Questa è una fase di transizione perché io non mi aspettavo di salire già la prima stagione. E ve l'ho già detto, ragazzi, quindi non è che mi invento qualcosa. Allora, no, qui direi di no. Oh, sì, arriva un'offerta, ragazzi, accetto subito e spero accetti il Venezia. Spero accetti il contratto perché questo qui veramente non me lo riesco a togliere tra i piedi, ragazzi. È un po' un problema. Allora, conferenza stampa? No, c'è prima la Samp, prima del Pescara. Va bene, siamo ancora quindicesimi, quindi abbastanza coperti. Ecco. Oh, non si accorda Sissé, mannaggia lui. Non si accorda mai. Vorrebbe giocare Petriccione. Non lo so. Vabbè, dai, mettiamolo. Busellato è salito. Mettiamolo, Petriccione. Diamogli una chance, magari. Allora, con la Samp in casa, secondo me, potremmo fare bene. Vediamo un po' com'è messa la formazione della Samp. Vabbè, Linetti, Torreira, non è che siano così forti, sinceramente. Mi aspettavo qualcosina di più. Noi, secondo me, possiamo anche competere. Non so, un bel gol di Cherry? Chissà, magari si sveglia. No, vantaggio Torreira, maledizione. Dai, ragazzi, pareggiamola, almeno a pareggiarla questa partita. Cioè, veramente fondamentale qua provare a pareggiarla. No, Ateboer espulso 2-0, ragazzi. Siamo precipitati, ragazzi, dovete lasciare i like. Questo è importante perché le devo giocare io le partite per recuperare in qualche modo punti, che poi potrei perdere anche io, questo lo so, però occhio. Capratossi diventa un 68. Buono, direi ottimo. Allora, andiamo avanti. Vediamo queste email. Allenatore nazionale, giocatore squalificato. Ok, perché ancora 30 minuti da giocare? Boh, raga, cose strane qua di FIFA. Allora, avanziamo. E arriva il Pescara, ragazzi. Col Pescara ce la dobbiamo giocare, siamo quindicesimi. E questa serve per non retrocedere, assolutamente. Vediamo. Prossima finestra di mercato. Ok, ci avviciniamo al mercato, quindi tutti vogliono essere ceduti. Siamo già a dicembre. Allora, dove sta? No, siamo sedicesimi. Dove sta il Pescara? Ultimo. Vabbè, raga. Simula ancora anche col Pescara a questo punto, ragazzi, perché vinciamo sicuro. Cioè, non ha senso giocarla. Dai. Non voglio pensare che non vinciamo. Così magari ne posso fare altre due oppure giocarne una. Ora vediamo. No, vantaggio Guirassy. Oh, ma me la sono gufata malamente, ragazzi. Dai, ragazzi. Subito a pareggiare questa partita. Forza. Penali 2-0. Non ci credo. Non ci credo. Accorciamola, mannaggia, la dovevo giocare. Mannaggia a me che la dovevo giocare. Occhio. Cioè, quanto è finita? 3-0 con Piazza che sbaglia pure il rigore. No, ora rischiamo di andare in crisi, ragazzi, eh. La cosa si fa un po' più preoccupante. Abbiamo ancora un 91 di overall che non va buttato assolutamente. Qua sale qualcuno, Henderson, un bel 72. Bravo Henderson, mi sa che mo ti metto proprio titolare, quasi quasi, a sto punto, visto che sei un 72. Cresce la squadra, ragazzi. In quest'anno di transizione è fondamentale. Allora, vediamo se ci sta qualche giocatore interessante. No, lui può essere rifiutato. Rifiuta, vi faccio vedere tutti in diretta, ragazzi. Lui non è malvagio, ma rifiutiamo. Voglio qualcosa proprio di clamoroso. Dai, c'ho l'osservatore fortissimo. Lui potrebbe starci. Lui rifiutiamo. Dai, lui pure. Ok. Togliamo la squalifica. Teboer, perfetto.
Perfetto, allora, che ci sta dopo, ragazzi? Fatemi vedere. Ok, il Cagliari. Il Cagliari, mi sa, col Cagliari ce la giochiamo, ragazzi. Allora, mettiamo qui informazione. Ateboer è un 74. Qui, ragazzi, metto proprio Henderson. In porta torna Mikai. Anche per questo abbiamo perso Madonna Cassani. Sta scendendo, allora gioca De Lia a sto punto. E qua mettiamo il nostro Zanellato. Ok, va bene così. Quindi questa qui col Cagliari ce la dobbiamo giocare, ragazzi, assolutamente. Siamo anche in casa, quindi le magliette vanno benissimo. Leggenda, 4 minuti coperto, si va nel match. E arriva il vantaggio, ragazzi. Vantaggio di Piazza. Mamma mia, bellissima azione di Cherry, che tiene bene il pallone, poi la mette dentro per il nostro GOC, per il nostro Piazza, che la mette alle spalle del portiere. 1-0 per noi. Attenzione alla risposta del Cagliari, ragazzi. Attenzione, la palla è lì. Mikai, miracolo. Madonna, ragazzi, ma quanto corre Ateboer sulla fascia? Cioè, veramente devastante. Mamma mia, che parata su Cherry. Oh, ragazzi, Cherry, da quando è cresciuto, gioca meglio. Dai, dai, Bari. Ragazzi, questa azione vi posso assicurare che secondo me è importante. Vai, vai Lombardi, vai che l'hai visto dentro, vai che l'hai visto dentro Martigno. Ve l'avevo detto che era importante, Martigno 2-0. Che squadra di fenomeni, ragazzi, il nostro Bari. Mamma mia, quando le giochiamo siamo devastanti. Questo mi fa ben sperare per la prossima stagione. Quindi vedete qui, cross dentro, arriva Martigno, bam, 2-0 e gara, direi, chiusa. Calcio di punizione, ragazzi, sfruttiamo a modo nostro, vediamo. Sperando che faccia il movimento giusto. Sì che buona, sì che buona. Martigno, che tiro di merda. Vai, che belli. Madonna, ma che palla ha messo, ragazzi. Che palla ha messo, vai Lombardi. Vai Lombardi, che buona esce Crosta. Vai che l'azione è ancora buona. Zanellato, Zanellato col destro. Ancora Crosta. Bravissimo Cherry. Vai Martigno. Martigno col sinistro. Palla alta, ci proviamo sempre, ragazzi. E finisce il match, ragazzi, vittoria importantissima in casa contro questo Cagliari, che ci fa sicuramente respirare. Abbiamo giocato veramente bene, non abbiamo mai subito un'azione da parte del Cagliari, io direi. Quindi facciamoci un secondo gli allenamenti, perché ho visto che in classifica siamo anche messi abbastanza bene per la salvezza. Quindi qui non sale nessuno, forse li devo cambiare, però aspetto Kresic e Agi forse. Ora devo un po' regolarmi. Allora, vediamo queste email. Offerta nazionale, Polonia, no. Jovanovic, ok. Il mio ruolo nel club, lo so, oggi devo farti giocare un po' di più. Hai perfettamente ragione. Ok, siamo sempre quindicesimi, sempre abbastanza tranquilli. Ragazzi, siamo al 16 di dicembre. Io direi che questo episodio lo possiamo chiudere qui. Mi raccomando, tanti mi piace, non dimenticatelo. Iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi.